Grazie alla regista, grazie alla regista. Quando siamo in diretta? Sì. Sa. Ci siamo veramente? Sì, aspettiamo qualcuno. Sa, non è vero che siamo in diretta, sta facendo Certo, lo scherzo. questo è un diretto. Mi hanno visto fare. Prova il microfono. Va bene. Prova. Quindi Prova. c'è già qualcuno? Ciao a Aspettiamo tutti. qualche Sì, però se c'è qualcuno io lo voglio salutare. altro. Qualcun altro. Ciao Mattias. Ancora mi dimentico dopo, ciao. Ciao Spilacci. Ci siete? Possiamo iniziare? Vediamo se ci sono. Facciamo la prova commenti. Dai, basta un ciao e vediamo che ci vedete. No, se ci E ci sono. accorgiamo che ci vedete. Sì, ci sono. Ok. Allora, oggi vi faccio veramente una ricetta del cuore. Questa ricetta ha tantissimi ricordi e racchiude veramente un mondo fatto di tanto amore da parte di mia nonna nei confronti dei nipoti e dei figli. Poi magari durante la ricetta vi racconto un po'. Nel frattempo iniziamo a impastare. Allora, sono i panini di patate di nonna Maria. Qui li vedete già realizzati, credo che il regista ve li abbia fatti già vedere. Sono questi qui. Oggi li facciamo ripieni col tonno, però voi li potete farcire come preferite. Gli ingredienti sono semplicissimi, poverissimi, e ce li abbiamo tutti in casa. Quindi, farina zero. Però se avete anche la 00 va benissimo, patate bollite fredde, un po' di lievito, lo zucchero, l'acqua, il sale e l'olio e basta. E poi il ripieno decidete voi quale preferite. Ora, io alla farina ho già aggiunto il sale, adesso aggiungo le patate. Tutti gli ingredienti sono nel link che ho messo sul post, quindi troverete tutto lì. Ora aggiungo le patate che come vedete sono già fredde e schiacciate con lo schiacciapatate e vado a mescolare il tutto. Qui c'ho il lievito, come vedete è proprio pochissimo. Lo unisco direttamente all'impasto, non lo sto a sciogliere perché è proprio una briciola. Io ci aggiungo sempre il mio pizzico di zucchero perché voglio i miei panini che abbiano un bel colorito. Che non siano anemici bianchi e inizio ad impastare. Quindi abbiamo detto farina, patate bollite, sale e mescolato tutto insieme. Poi ho messo il lievito e adesso lo zucchero e adesso inizio a impastare con l'acqua poca alla volta. Ho detto io sto utilizzando una farina zero. Voi potete utilizzare la 00, potete utilizzare anche la farina integrale. Io le ho provate a fare anche con la farina e i cereali e sono venuti buonissimi. Forse con la farina e i cereali e la farina integrale avrete bisogno di un po' più di acqua. Tutto qui. Però per il resto potete procedere nella stessa maniera. Ora, l'acqua mi raccomando sempre ad aggiungerla pochissima alla volta. In questo impasto ancora di più perché essendoci le patate. Io ora non so voi che tipo di patate avrete utilizzato, se sono ben asciutte oppure se sono più umide. Quindi vi dovete fermare quando l'impasto è pronto, nel senso che anche se non avete messo tutta l'acqua, fermatevi quando l'impasto è pronto. Ora vi faccio vedere. Qui ne serve un altro pochino proprio e quasi ci siamo. L'impasto è pronto, come vedete ho preso già tutta la farina, ora manca solo l'olio. L'olio, mi raccomando, aggiungetelo sempre alla fine, soprattutto nei lievitati. Se fate i taralli no, ma negli impasti lievitati, l'olio, lo strutto, il burro, qualsiasi cosa, il grasso, che cosa? Il grasso, qualsiasi grasso aggiungete alla fine. Ma
Qualsiasi grasso dovete aggiungere, aggiungetelo alla fine, non lo aggiungete mai prima, altrimenti inibisce anche la lievitazione, perché impermeabilizza la farina. Ora, io aggiungo l'olio. Io faccio a occhio perché ormai questi panini li faccio da una vita. Voi seguite le indicazioni del link. L'unica indicazione nel link che potete cambiare è il lievito. Io ho messo 25 grammi su mezzo chilo, ma sono veramente tanti. Però quella è la ricetta originale di mia nonna. Lei metteva veramente un cubetto di lievito su mezzo chilo di farina. Voi scarseggiate, potete mettere anche 5 grammi. Ok, l'impasto come vedete è pronto, si vede? Puoi venire un po' più vicino per favore? Vieni. E questo è il nostro impasto. Nonostante contenga le patate, come vedete, patane ho detto, le patate, come vedete è sodo. Ok. Ora io mi sposto sul mio piano da lavoro e vado a impastare il tutto. Un attimo solo, se tu riprendi i panini, io tolgo queste cose qui. E aggiungo e metto le cose che mi serviranno per farcire. Ora, dimmi, nel frattempo che io sto impastando, dimmi tu. Bacio, Saluti, bacio, abbraccio. abbraccio a tutti. Buonasera, buonanotte. Buonasera. Ciao. Ciao. Non si L'acqua può. tiepida, calda. Allora, d'inverno usate l'acqua tiepida, d'estate l'acqua fresca, fredda a temperatura ambiente. Lievito? Che cosa? Lievito madre, sacco, Lievito madre su mezzo chilo 150 grammi. Lievito secco un terzo del peso del lievito fresco. la regola è Sì, sempre la stessa, la un regola terzo. vale sempre quella, è sempre quella, non cambia. Cosa ci prepari oggi? Panini di Perché patate di nonna Maria, ripieni di tonno. giustamente. Dimmi, regista. Ecco l'impasto pronto. Benvenuto, benvenuta, benvenuti a noi arrivate. Benvenuti a tutti. Questo è il nostro impasto pronto. Se lo vedete granuloso è perché ci sono le patate fredde. Vedete? È pronto il nostro impasto. Vieni più qua, per favore, vieni più vicino. È bello sodo e ripetiamo tutti insieme, non appiccica le mani, Appiccica. no, non appiccica, Non appiccica. ok? Ora, questo è l'impasto appena pronto, per magia facciamo così, e questo è l'impasto lievitato, questo appena pronto e questo lievitato, come vedete è diverso, è più liscio, è più omogeneo. Questo lo metto a lievitare. Posso fare panini? O mi devi chiedere qualcosa? Vediamo un po'. Brava, bravissima, stupenda, magica, fantastica. Magica. Ecco. Allora, qui abbiamo l'impasto dei panini già lievitato. Cosa facciamo? Vieni qua, regista. Prendiamo. Allora, per il peso dei panini andate dai 50 ai 70 grammi, se li volete abbastanza piccoli. Se li volete troppo grandi, che devo fare? Mi devo spostare? Se li volete. L'obiettivo sta a sinistra, non sta al centro. Siamo... Va bene, ok, mi sposto. Se li volete più grandi, fateli anche di 100 grammi, ok? Allora, questo qui è l'impasto dei panini. L'impasto dei panini lievitato, mi stai facendo diventare scema. Allora, che
che facciamo? Prendiamo un pezzettino di impasto, lo arrotoliamo leggermente nella mano, facciamo vedere questo passaggio che è quello più importante per farli farciti, li mettiamo sul piano del lavoro così e li schiacciamo leggermente, così. Li schiacciamo leggermente, prendiamo il ripieno che abbiamo scelto, se scegliete il tonno come sto facendo io, mi raccomando eliminate l'olio che è presente nella scatoletta, altrimenti uscirà tutto dai panini e vi farà aprire i panini, e facciamo i panini. Premete bene sul panino in modo da farcirlo per bene. Ora io sto guardando il regista. Ora che facciamo? Facciamo questa cosa qui, chiudiamo il panino, così. Sì. Così, avete visto che ho preso i due lembi e li ho uniti. Poi prendiamo questa parte e questa parte e la chiudiamo così. Ecco il panino, farcito. Lo rifaccio? Ok, li faccio tutti, tanto c'ho il ripieno. Prendiamo l'impasto lievitato, lo modelliamo un po' con la mano così, oppure sul piano del lavoro, mettiamo un po' di farina sulla superficie e schiacciamo leggermente con le mani, così. Prendiamo il ripieno e lo andiamo ad adagiare sopra, premendo un po' perché aderisca bene. Poi che facciamo? Prendiamo i due lembi e li uniamo così e abbiamo chiuso la prima parte del panino, fagottino. Un fagottino. Per farlo tondo prendiamo gli altri due lembi e li uniamo così. Bene. Ed è fatto il panino, lo arrotoliamo leggermente ed è pronto il panino. Bellissimo. Okay. Le dosi sono nel link? Sì, le dosi sono come sempre nel link. Nel tonno? Nel tonno ho messo i capperi. Il capperi. Potete mettere la maionese. La maionese. Le olive? Le olive, la maionese, i sottaceti, i salumi con i formaggi. Che più possiamo mettere? Prosciutto e tonno. Il prosciutto a pezzettini. Chi fa commenti negativi lo banno. Ci sono commenti negativi? Lo banno. Aspetta, fammi dire una cosa piccola piccola. Allora, io devo dire una cosa. Ultimamente avete qualcosa contro le food blogger, ma non lo so perché. Ma allora, noi vi stiamo invitando a casa nostra. Io non so chi sia adesso, non mi interessa neanche sapere che cosa ha detto. Però noi vi invitiamo a casa nostra. Questa è casa mia. Noi vi stiamo invitando, ah, cioè è successo con Benedetta, ho visto dei commenti negativi con Missia, credo che si chiami così, che si pronunci così, sto vedendo commenti negativi contro tante food blogger, voglio dire il mondo è bello perché è vario, voi col ditino così, sul telefono, fate così e andate oltre, non lo so, se voi invitate un amico a casa vostra e vi insulta o vi offende, ma a voi piace? Cioè non è una cosa che non ha senso. Perché ci guardate se non vi piacciamo? No, piace. Cioè non serve. No, io sto dicendo, non so chi è perché io non ce l'ho. No, non c'è. E non mi interessa, a me, voglio dire, potete farmi tutte le critiche che volete. Ormai ne ho lette tante. Però non voglio sono, dire, non è una cosa bella nei nostri confronti. Ci mettiamo a disposizione vostra, vi facciamo entrare in casa nostra e voi ci criticate pure. A me ho detto, però... Altre persone sono state veramente criticate pesantemente. Comunque, basta così. Allora, questo è il panino. Mettiamo il ripieno qui al centro e andiamo a chiudere così. Prendiamo l'estremità e chiudiamo e abbiamo fatto il panino. Facciamo quest'altro, sempre nello stesso modo. Aspettate, fatemi pulire che non mi piace vedere qua questa cosa così.
mettiamo un po' di farina. Dicevo, per i ripieni, scegliete voi quello che preferite. Potete mettere il prosciutto, il salame, la mortadella, il tonno con la maionese, i sottaceti, quello che volete voi. Evitate la mozzarella solamente perché è troppo umida. La scamorza sì. Ed ecco il panino. Ora, per renderli ancora più carini, mia nonna faceva così. Mettiamo un po' d'olio sulle mani e li sistemava così. Così venivano belli lisci e ben fatti. Ecco qua. Ora, questi qui non sono lievitati naturalmente. Ora tu riprendi quei panini che io li vado a lavare le mani e prendo la teglia. Questi sono i panini. Sì, questi sono i panini che adesso vi faccio vedere. Le video ricette le trovate sul canale YouTube Cucina come Graziella ed iscrivetevi. Vedete, potete vedere di là. Le dosi sono nel link. Apritelo e c'è tutto spiegato. Allora, se volete vedere le video ricette, andate su canale YouTube Cucina con me Graziella, oppure sul ed iscrivetevi, o anche sul sito. Ok, ora questi sono i panini realizzati, li prendiamo e li mettiamo in una teglia. C'è qualcuno che chiede se si possono lasciare vuoti? Ovvio, sì, certo che si possono lasciare in vuoti. Sì, li mettiamo a rilievitare per un'altra oretta circa. Fate sempre la prova del dito. Quando sono lievitanti, quando toccandoli col dito, vedete, a me rimane ancora l'impronta perché non sono lievitati. Se fossero lievitati, toccandoli col dito, l'impronta salirebbe subito in superficie perché c'è l'aria della lievitazione dentro. Ora noi facciamo finta che sono lievitati, quindi prima lievitazione in ciotola, impasto, così. Prima lievitazione, questo è l'impasto che abbiamo fatto adesso, prima sì. Lievitazione qui, grosso modo deve raddoppiare. Allora io questi qua li ho fatti credo un paio d'ore, 2-3 ore, dipende anche dalla quantità di lievito che metterete, dalla temperatura ambiente, da tante cose. Deve raddoppiare, lo sumo indicato vivamente. Un altro suggerimento: se avete una ciotola di plastica quadrata dai bordi quadrati, come si dice, dai bordi squadrati, così mettete il vostro impasto dentro e livellatelo bene. Prendete un pennarello e fate un segno in modo che voi vi accorgete quando l'impasto ha raddoppiato. Ok? In questo caso, cioè, si vede quando l'impasto è pronto perché diventa una bella palla, bella gonfia. Ok? Allora, facciamo finta che questo qui siano già lievitati. Seconda lievitazione, facciamo che sono già lievitati. Che facciamo? Spennelliamo con dell'uovo, con del tuorlo. Se volete che questi panini siano vegani, totalmente vegani, aspetta, fammi finire di parlare. Se volete che questi panini siano totalmente vegani e senza ripieno, non spennellate col tuorlo. Passate sopra un pochettino di olio prima di infornare e basta. Per i vegani. Solo per i vegani, perché esatto. Questo panino è totalmente vegano perché non contiene niente di origine animale. Invece se mettete il tuorlo dell'uovo, no, non è più vegano. Diventa vegetariano. Però voglio dire, per i vegani non mettete l'uovo ed è totalmente vegano. Cotto nodendolo diventa normale. Diventa normale, sì. Però vuoti li potete fare tranquillamente con... Vuoti, stai tranquillo. Li spennellate con il tuorlo, così. E andate a mettere, se volete mettere, dei semini. Io ho i semi di lino e ci metto i semi di lino. Ho qualche seme di girasole e qualche seme di zucca. Così, magari misti, vedete voi, quello che preferite, anche niente, anche solamente con il tuorlo d'uovo.
Questi sono già, abbiamo detto che facciamo finta che sono già lievitati e quindi in questo momento andrebbero in forno se fossero lievitati veramente. Questo è il risultato dei panini cotti, che ora vi faccio vedere. Ora prendo un coltello e li tagliamo, però voglio togliere questa cosa che sta qui, che non mi piace. Ecco, vi faccio vedere subito l'interno. Questo c'ho il più affilato che ho. Allora, innanzitutto guardate come sono soffici. Non mi piace maneggiare il cibo, però ve lo devo far vedere. Sono proprio sofficissimi. E ora uno lo tagliamo. Questo è con pomodori secchi, tonno e capperi. Si vede bene, vero? Sì. Ok? Sì. Lo lascio qui. E questo è tutto. C'è qualche domanda? Si possono fare dolci. Sì, questi panini si possono fare dolci, anche aggiungere gocce di cioccolato. Invece di mettere solamente 2 cucchiaini di zucchero, mettete 50 g di zucchero tranquillamente e aggiungete anche le gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato quando? Dal momento della seconda lievitazione, quando andate a pirlare il panino. Quindi quando andate a fare il panino sul piano da lavoro, quello è il momento in cui aggiungere le gocce di cioccolato. Cioè, quando questo è lievitato, lo trasferite sul piano da lavoro, aggiungete le gocce di cioccolato e poi pirlate i panini e li mettete a lievitare. Sono veramente buoni. Temperatura del forno? Allora, la cottura viene in forno statico o ventilato a 180 gradi per circa 20-25 minuti, dipende dal forno. Questi sono ottimi per fare i buffet, per fare le feste di compleanno, li potete congelare e uscirli la sera prima per il mattino dopo. Si conservano morbidissimi per 2-3 giorni perché non contengono le uova all'interno. Infatti guardate come sono. Guardate. Sono proprio sofficissimi. Sono morbidi, morbidi, morbidi. E rimangono morbidi per 2 giorni. Naturalmente li dovete anche conservare bene, quindi o nelle bustine di plastica oppure in un contenitore in vetro chiusi ermeticamente. Non devono prendere aria. Non devono stare all'aperto. Ah, dicevi si possono congelare? Sì, si possono congelare. Come? Nelle bustine? Nei sacchetti, nelle bustine. A seconda della vostra necessità, se sapete che il giorno dopo me ne servono 3, mettete in un sacchetto 3 panini e il giorno dopo, la sera prima, li uscite dal freezer e li fate scongelare a temperatura ambiente. La mattina dopo sono come appena usciti dal forno. Dove troviamo le videoricette? Allora, le videoricette le trovate sul mio canale YouTube. Quale? Cucina come Graziella. Iscrivetevi, così vedrete tutte le ricette. Le dosi, gli ingredienti. La ricetta è nel link sopra, nel post, sulla diretta. Il sito ormai lo sapete bene. Visto che ci siamo, abbiamo finito subito. Abbiamo finito presto, vi spiego come cercare le ricette sul sito, perché vedo che avete difficoltà a trovare le ricette. Allora, così come fate con tutti gli altri food blogger, uno, basta andare su Google e scrivere focaccia di cucina come Graziella e vi esce la ricetta della focaccia. Se voi volete, andate direttamente su www.cucinacomegrazielleraffaele.it, ma non serve neanche scrivere www, scrivete solamente cucina come Graziella Raffaele, vi esce la schermata del sito. Cliccate in alto a destra, c'è una piccola lentina bianca, cioè una lente di ingrandimento. Ricerca è quello significa. Come quella di Google, identica. Cliccate sulla lente di ingrandimento e mettete una parola chiave. Che cosa cercate? Focaccia? Scrivete focaccia. Cercate le ricette, una ricetta con i carciofi? Scrivete carciofi e vi usciranno tutte le ricette che contengono i carciofi. Così siete indipendenti e non state col timore di dovermi chiedere la ricetta che io poi magari non posso darvela nell'istante in cui a voi serve. E così magari vi date anche un messaggio. Sfogliate il sito, male male sfogliate il sito, non succede niente. Ok?
Penso che sito, cioè, è chiaro, vero? Ci sono parecchie ricette. Sì, e poi c'è ricette. Anche il mio gruppo, per chi vuole essere ancora più vicino a noi, si può iscrivere nel mio gruppo Facebook, che si chiama sempre Cucina con me Graziella, fra parentesi, il gruppo. Adesso è una bella famiglia, si è formata una bella famiglia, nessuno giudica nessuno, potete pubblicare tranquillamente. Potete postare le vostre preparate. Sì. Va bene? Con ciò che preparate. Sì, potete postare qualsiasi cosa voi prepariate. Anche le ricette di casa vostra sono benvenute, anzi, sono quelle che noi cerchiamo maggiormente. Cotti i panini si possono congelare? Sì, cotti si anche congelano. Cotto. Anche cotti, cotto. Sì, si congelano, cioè, cotti. Oltre l'impatto. Così, adesso voi li mettete su un vassoio, li mettete in freezer, li fate congelare. Una volta congelati, li prendete e li mettete nei sacchetti. E li tenete in freezer, si conservano fino a 2 mesi. Ah, a necessità sia crudi sia cotti? No, solo cotti. Ah, solo cotti? Sì, crudi non si congelano. No, solo cotti. Solo cotti? Sì. A necessità andate nel sacchetto, prendete i panini che vi servono, che dovete scongelare, e li uscite la sera prima. Li fate scongelare a temperatura ambiente per il mattino dopo. E basta. Sì. Va bene? Ok. Ci ricordi le dosi? Di questa ricetta sono sempre nel link sopra nel post. Comunque ho utilizzato farina, patate fredde bollite con la buccia, mi raccomando non le bollite senza buccia altrimenti assorbono troppa acqua. Il peso delle patate da bollito, se io scrivo 150 grammi di patate, sono 150 grammi di patate bollite fredde, ok? Quindi farina, patate bollite fredde. No, non col terreno vicino. Non? Con la terra vicina. No, neanche con la buccia. Vabbè, patate bollite fredde e schiacciate con lo schiacciapatate. Quindi patate, farina e le uniamo. Il A sale. proposito delle patate, se sono cimate, che si fa? Le Cimate? patate cimate, che succede? Allora. Si tolgono invece. Dipende da che tipo di cimatura, non so nemmeno se si dice così in Sì, italiano, sì. patate cimate. Se hanno i germogli, fammi parlare in italiano tu, Non è il se termometro. hanno i germogli, Li usate come abbellimento l'acqua. no, Fa se è piccolino il germoglio i potete rampicanti. abbinarlo, ma se il germoglio è grande, è lungo, cioè no, è meglio non utilizzarlo. E soprattutto, occhio, non utilizzare le patate verdi perché contengono la solanina e sono velenose. Questo è ciò. Ok? Basta così. Quindi per la conservazione delle patate Le patate si conservano in luogo buio e al coperto, perché se prendono il sole, cioè se prendono la luce, luce, devono prendere luce. germogliano, naturalmente. Quindi coperto, un Eh sì, panno un sopra. panno sopra al buio, magari in una cantina, in una stanza chiusa, non so come dire, così si Sì, conservano. sì, Va bene? Ok? sì. Sì. Beh, chiedo scusa se prima ho fatto quella piccola parentesi, però voglio dire, stanno diventando veramente troppi i casi in cui sto vedendo troppe persone che magari, non lo so, sarà Vabbè, la quarantena, vanno fuori tema, sarà cioè, la quarantena, non si capisce. Io stamattina ho finito di discutere con una signora che diceva che i miei panzerotti pugliesi che ho pubblicato non sono pugliesi perché io ci avevo aggiunto il capocollo di Martina. Sono stata un'ora a spiegargli con la cartina geografica alle mani Martina che Franca, Martina Franca è in Puglia. provincia di Taranto, No, Puglia. perché i panzerotti pugliesi sono solo quelli di Bari. E Martina Franca che cos'è? Non è in Puglia? Io non ho detto i panzerotti baresi, ho detto i panzerotti pugliesi. Questo è giusto per spiegarti un Vabbè, pochettino. la critica costruttiva si Ma la può critica fare. costruttiva tutti quanti l'accettiamo, però non si può La sentire che accettiamo, la uno accettiamo. che viene in casa mia, non sto parlando solo di me. Per esempio, l'altra volta un signore mi ha scritto: io non voglio vedere la faccia tua, io voglio vedere cosa stai facendo. Se tu non vuoi vedere la faccia mia, semplicemente scorri col dito e vai altrove. Voglio dire, ci sono modi e modi di dire le cose. Vabbè, sono dirette, no? Cioè, questo è il bello delle Lo dirette, è so, così, non è sì, che sicuramente, non però ogni sono tanto bisogna dirle montaggio. queste cose perché non è giusto trattarci così perché stiamo facendo un servizio per voi, non è solo per noi. Vabbè, Alla i fine. montaggi sono neutri, se fanno il montaggio e Eh basta, sì, ma invece la c'è diretta, interazione, la diretta c'è c'è interazione. interazione però sempre nel Ovviamente con errori, uno, certo. così come possiamo sbagliare noi, rendetevi conto che a volte sbagliate anche voi.
tutto qui. Noi food blogger siamo brave. Ok? Sì. Va bene? Iscrivetevi al canale YouTube. A proposito della prossima diretta, stavo pensando. Iscrivendovi si sbloccano delle funzioni. Si sbloccano delle funzioni che vi permettono di vedere più video. Anche la storia della stellina, che io l'altra volta mi sono arrabbiata perché pensavo fosse chissà che cosa. No, non è niente di grave. È solamente un piccolo aiuto che date alle food blogger per rendere i video più visibili a tutti. Tutto qui, ok? Io certe volte mi inalbero perché non voglio che voi spendiate soldi o che poi io venga accusata di approfittarmi di voi, e non voglio assolutamente. Quindi stavo dicendo, per venerdì volevo fare una diretta con un primo piatto. Suggeritemi voi un piatto che posso preparare anche sotto qui, o magari mandatemi un messaggio in privato, oppure faccio un post. Ditemi voi, io voglio fare un primo piatto di mattina. Quindi, perché basta impastare, sempre farina, basta. Vediamo di fare un primo piatto, ok? Quindi ci vediamo venerdì, poi vi avviso io in anticipo. Venerdì c'è l'altra. Sì, c'è oggi l'altra diretta. È mercoledì già. Mercoledì, quindi venerdì mattina. Ah, c'è un'altra video. Sì, vorrei fare una diretta con un primo. Ah, un primo piatto. Sì, un primo piatto di stagione. Vediamo, scatenatevi voi, ditemi voi quello che volete che io prepari. Io volevo fare un primo piatto con gli asparagi, vediamo se voi. Vi piace? Asparagi o fave novelle? O con le fave novelle, gli asparagi, adesso vediamo, sì. Interessante. Ok. Possiamo salutare? Sì. Ok. Va bene. Allora, ci vediamo venerdì, vi avviso in anticipo io prima, mi raccomando. Se vi è piaciuta la diretta, condividetela, così allarghiamo la nostra famiglia. Sto anche vedendo patate risse e cozze, mi sa che la già abbiamo fatta. No, la teglia di patate risse e cozze non l'abbiamo fatta. Però con penso, i carciofi. L'abbiamo fatta con i carciofi, cercatela su YouTube. Però penso che la prossima settimana ci sacrificheremo, perché né io né il regista mangiamo le cozze. Vabbè, le fanno tutte, patate risse e cozze l'hanno fatta. No, io la voglio fare, perché ti certo, la faremo. Ma, certo. La faremo. Faremo il video proprio di patate risse e cozze, perché me la stanno chiedendo in tanti. Dai, pure i comici si sono messi a fare patate risse e cozze. Cioè, Mudu. No, dai. Allora, facciamo la prossima settimana. La faremo, sì, patate risse e cozze. Ok, si sono messi a fare, va bene, basta, non facciamo oggi proprio la polemica, proprio non è stato puro, no dai, basta così. Allora, ci vediamo venerdì, vi avviso io in anticipo, così vi dico anche che cosa prepariamo, va bene? Ciao a tutte e buona serata, mi raccomando, fate i panini e pubblicateli o sotto la diretta oppure in privato, poi li pubblicherò io sulla pagina. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Mattias, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao.